Prima di tutto, ora è molto chiaro che l'Unione Europea è entrata nella più profonda recessione economica della propria storia. L'economia UE dovrebbe contrarsi di un 7,4% quest'anno, 7,7% nell'Eurozona. Tra gli Stati membri più grandi, l'Italia è stato quello colpito per primo e in maniera più forte. È previsto che l'economia si riduca di circa il 9,5%. Ora che le misure di contenimento vengono eliminate gradualmente, è previsto che l'economia possa iniziare a recuperarsi della seconda metà del 2020. Tuttavia, è previsto che il recupero economico dell'Italia richieda più tempo che nella maggior parte degli altri Stati membri. I think, I could only repeat that Green Deal is our growth strategy, long-term growth strategy up to 2050 to decarbonize economy, to have sustainable jobs, and of course to decrease the pressure on the environment. And I think this actually gives us a unique opportunity to rebuild economy with a way ahead, with a step ahead. And I think with all those injections of public money, which are going to be huge, historically huge, restoring status quo or going backwards would be the biggest mistake we could ever do. I think we should take a step forward, thinking a few steps actually ahead, and really focus on the climate change, on sustainable jobs, on renovation, on the benefits which would be felt by our citizens, but also would let us reach our climate goals, which also solves a huge emergency crisis which didn't go anywhere. L'Europa sta facendo un grandioso sforzo economico e finanziario per essere vicina ai suoi cittadini e ai suoi lavoratori. Più di 100 miliardi di euro sono a disposizione per aiutare chi è costretto alla cassa integrazione. Molta liquidità verrà immessa per le imprese e i cittadini in difficoltà. Un grande fondo per la ricostruzione delle nostre economie sarà la spina dorsale per la rinascita economica e sociale dell'Europa. Non vogliamo soltanto ripartire, vogliamo soprattutto ricominciare per porre le basi di un modello di sviluppo nuovo in grado di sconfiggere la povertà, le disuguaglianze e naturalmente che deve essere più equo ed ecosostenibile. Buon primo maggio a tutti, a chi lotta per darci una speranza e un futuro diverso. L'Europa non lascerà nessuno da solo. The question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. And this country pays them almost $500 million a year, and China pays them $38 million a year. And whether it's a lot or more, it doesn't matter. It's still, they shouldn't be making excuses when people make horrible mistakes, especially mistakes that are causing hundreds of thousands of people around the world to die. I think the World Health Organization should be ashamed of themselves. La primera de ellas es la obligación de utilizar a partir del próximo lunes 4 de mayo las mascarillas en todo transporte público. Por tanto, a partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla.
La fase cero incluye, como saben, algunas medidas de alivio que ya han entrado en vigor, como la salida de los niños y las niñas, los paseos o el ejercicio físico en la calle, y también incluye otras medidas de apertura muy limitada de algunos establecimientos públicos que entrarán en vigor este mismo lunes. Así, por ejemplo, los restaurantes y cafeterías podrán abrir, no solo para hacer entregas a domicilio, como venían haciendo hasta ahora, sino también para que seamos nosotros mismos quienes recojamos los pedidos en el propio local.